chi era la Neruda? La Neruda era nata nel 1838 o 1840, non si sa bene, in quella che oggi è la Repubblica Ceca, Brno, in una famiglia di musicisti. Già, diciamo, la sua scelta di suonare il violino la colloca in una posizione molto interessante, molto significativa nel panorama musicale dell'epoca, perché all'epoca il violino non era considerato uno strumento femminile, era considerato in qualche modo non adatto, insomma, ma non per problemi di carattere tecnico, ma per problemi di carattere estetico o, se volete, morale, insomma. Per cui le ragazze e le bambine venivano avviate allo studio del pianoforte e non allo studio del violino, e così era stato anche per lei. Anche lei era stata avviata allo studio del pianoforte e aveva un fratello però che contemporaneamente studiava il violino. Per fortuna lei era così appassionata del violino che si prendeva quello del fratello, che era anche grande rispetto alle sue mani per come era piccola, e quando non la vedeva nessuno suonava sul violino al fratello. Una sera il padre torna a casa, sente suonare il violino bene, dice: ah, finalmente mio figlio ha imparato qualche cosa. Entra in camera, dice: stai là, e invece scopre che è la bambina piccolina che sta là con questo violino più grande di lei, che sta suonando in maniera eccezionale. Allora il padre, che insomma era una persona intelligente, dice: va bene, allora ti avvio allo studio del violino, e l'ha mandata a studiare con Ernst, di cui poi sentiremo appunto le regie, e adesso di questa poi vi devo dire qualche cosa. E poi da lì ha studiato con Jansa e con altri maestri, ed è diventata un mito. È diventata un mito per due motivi: uno, perché era bravissima, una capacità di interpretazione, anche delle abilità tecniche di cui parlano le cronache dell'epoca, in particolare il colpo d'arco, insomma una serie di cose che proprio la facevano chiamare il Paganini in gonnella, ma anche perché era stata un po' un'antesignana, aveva rappresentato per le donne dell'epoca un mito, perché era stata in qualche modo una liberazione, perché dopo di lei tante altre donne hanno potuto dedicarsi appunto allo studio del violino. Addirittura si parla nelle cronache dell'epoca della nerudomania, cioè tutte le ragazzine insomma volevano suonare il violino come la Neruda, e poi era proprio diventato un mito. All'inizio lei era sposata con un signore che si chiamava Norman, per questo poi ha sempre usato questo doppio cognome Norman Neruda, però il matrimonio insomma a un certo punto non ha funzionato, si sono separati. Lei però è rimasta, diciamo, da sola, fino a che, ufficialmente da sola, fino a che il marito non è morto nel 85, e poi nell'88 invece ha sposato Allé, Charles Allé, che era quello con cui lei già faceva, però, come vi dicevo prima, duo per piano e violino, e con lui aveva fatto tantissime tournée, ma soprattutto facevano dei concerti popolari, addirittura anche nelle fabbriche andavano a fare concerti, proprio con questa vocazione pedagogica per diffondere la musica anche a livello di grandi masse. E a proposito delle leggi, c'è una leggenda su questo brano, sembra che, per come sia stata composta da Ernst, perché Ernst appunto era un giovane violinista che si era innamorato di una ragazza e andò a chiedere la mano di questa ragazza al padre. Il padre gli disse: adesso tu sei uno spiantato, magari sei anche bravo, però io ti darò mia figlia quando tu sarai diventato bravo e famoso come Paganini. Allora Ernst se n'è andato in giro per 6 anni per il mondo a fare concerti e a diventare appunto famoso, è tornato dal padre di questa ragazza e il padre gli ha fatto vedere il letto di morte di questa ragazza che era appena morta, ha detto: ti ha aspettato fino adesso. E lui allora sembra che abbia composto questa elegia melanconica proprio in ricordo e dedicandola a questa ragazza. La cosa interessante è che il legame che aveva la Neruda con Ernst, che appunto era stata una sua allieva, ha fatto sì che lei l'abbia sempre inserita questa elegia all'interno dei suoi concerti e la suonasse con particolare trasporto e con particolare sentimento. Thank you.